Valmorculis ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Beh, mi è piaciuta la prima puntata della nuova stagione, Incredibile, è eh? vero? Bellissima! Quando esce John che fa le E quando esce cose. Daenerys che invece fa, Beh, Stiamo registrando una settimana prima dell'uscita della serie, non sappiamo quindi ancora nulla. nulla! Questo video è fasullo perché esce Assolutamente dopo, nulla, l'abbiamo registrato prima e Però in qualche modo è collegato con il fatto che la serie si sta chiudendo, perché noi vi proponiamo un nuovo inizio, un nuovo modo di riprendere in mano la saga, magari senza gli strafalcioni della serie TV, che sarebbe anche senza meglio. Ma leggere 2 milioni di pagine. questo sì, perché oggi siamo qui per presentarvi il fumetto di Game of Thrones. Questo perché, non avendo visto la prima puntata, non sappiamo di cosa parlare in questo video successivo alla prima Dobbiamo puntata. programmarci ancora gli argomenti. Detto ciò, non molti sanno che esiste un fumetto di Game of Thrones che è ufficiale, non è una cosa campata in È dove si aria. vedono anche più tette di quelle che si vedono nella serie. Stranamente, perché se ne vedono nella serie. Ed è ufficiale perché ovviamente c'è dietro Martin, che ovviamente non ha scritto nulla perché aveva già scritto i libri, però dà un po' di indicazioni agli illustratori e a chi colora queste immagini. E finalmente c'è una bella edizione italiana della Mondadori che una volta tanto ha fatto un Ingarrata. prodotto che ci piace molto molto, anzi se qualcuno vuole dire alla Mondadori di inviarcelo, Io manderò, perché io mi sono vergognato di mandare l'email dopo la recensione di Fuoco e Sangue. effettivamente dopo che parlammo malino nella O recensione di Fuoco e Sangue, dell'edizione, insomma. magari non ci manderò più nulla, però qui Ad si sono onore del rifatti. vero, l'edizione italiana di sto fumetto c'era già, ed è possibile anche trovarla. Io a Milano, al Super Gulp di Milano, andate al Super Gulp di Milano, non mi pagano, però è bella come fumetteria. L'ho trovato diverse volte qualche volumetto di questo fumetto. Ho fatto la rima, scusate, non era voluta. Ed effettivamente c'era, però dovevi recuperarti dei mini volumi in pratica dai costi più o meno altini. Si sta sullo store americano intorno ai 12-15 dollari, quindi. Questo perché sono in totale 24 capitoli che coprono tutto il primo libro, proprio A Game of Thrones, e sono appunto 24 mini fumetti, sia Sì. nell'edizione originale che nell'edizione italiana dell'Italian Comics. La Mondadori che ha fatto? Li ha presi tutti e la prima metà li ha accorpati in questo volume del graphic novel di Game of Thrones con tanto di speciale. Che Questo qua ci perché potrebbe essere anche il solito che si lamenta, come noi, tra l'altro, la Mondadori ha preso Game of Thrones, l'ha diviso in due, l'ha pubblicato. no. Non proprio, perché qua parliamo di un fumetto aggiunto del materiale speciale e comunque sono 500 pagine solo la prima parte, un fumetto di 1000 pagine non si può sfogliare in mano, non lo Sì, puoi sì. tenere in mano. Già adesso è leggibile con questo primo volume. 800 pagine sarebbe troppo pesante, troppo difficile. E effettivamente ci piace molto, appunto, come ha detto Vittorio, ci sono anche gli speciali alla fine, tutti i making of che erano usciti con anche delle dichiarazioni di Martin che abbiamo usato in passato tipo per descrizione degli Sì. estranei e simili, quindi ci sono anche delle informazioni interessanti ed è un fumetto che secondo me può interessare sia a chi ha letto i libri e tutto quanto, ma anche chi ha visto solo la serie, ma vuole vedere un po' come sarebbero i personaggi, i castelli, i luoghi nelle descrizioni originali. Perché i fumetti effettivamente riprendono i libri, non la serie, e tutte le descrizioni che sono presenti sono quelle prese dai libri. E tra l'altro, laddove non ci sono descrizioni dei libri, Martin ha dato delle indicazioni, come i famosi occhi viola di Varys. Ci abbiamo fatto tutta quanta una teoria su sto fatto, proprio perché nei fumetti compare Varys con gli occhi che forse sono viola. Quindi sono comunque canoniche come descrizioni anche quelle di questi fumetti. Chi magari non vuole leggersi il libro, ma vuole recuperarsi qualche personaggio in più, qualche storyline in più, può farlo più semplicemente tramite questi fumetti. Tra l'altro, un prezzo ottimo secondo me, perché il primo volume, ne uscirà un secondo con la seconda metà sempre del primo libro, Game of Thrones, sta a 28 euro in libreria, ma Sì. solo 21 euro su Amazon. Vi lasciamo pure il link in Tra l'altro, ragazzi, se descrizione. voi siete entro i 18 anni, avete il bonus cultura, potete comprarlo anche con quello, perché sono ritenuti comunque libri, sono un ottimo acquisto. È molto molto buono come prezzo. Invece che recuperare i volumetti, che recuperandoli tutti il prezzo verrebbe quasi il doppio. Quindi. Detto questo, per il momento l'edizione inglese è al secondo libro, A Clash of Kings, in corso d'opera. Perché effettivamente sono molto lenti anche loro a Ne pubblicare esce di solito aggiornamenti. uno ogni mese, ma qualche Però mese no. salta e così via. Ecco. Quindi sono al secondo libro, ma lo stanno portando avanti. Penso che l'idea sia quella di coprire tutti i libri, ci vorranno anni per farli tutti, Ovviamente. però
però sono a metà del secondo libro. Adesso la Mondadori ha pubblicato la metà del primo, sicuramente durante la serie o dopo la serie uscirà la metà del secondo. Magari fra un paio di mesi, fra tre mesi, vedremo. Intanto andrà avanti anche l'edizione inglese del secondo libro e probabilmente anche la Mondadori farà il secondo libro quando... Magari, dato che va di metà in metà, potrebbe già iniziare a produrre la prima parte. È un po' improbabile, sappiamo. Comunque io penso che aspetteranno l'uscita dell'intero, diciamo, libro per cominciare a pubblicarlo. E, come sempre, in realtà l'unica cosa che possiamo dire alla Mondadori è che ha sempre pubblicato subito, appena uscito il tomo. Certo, poi lo divide qua per quanto riguarda i libri, quindi noi dobbiamo aspettare un po' di più rispetto agli americani per leggere il libro completo. Ma qui parliamo di un fumetto che viene pubblicato a cadenza... più che mensile in pratica, quindi possiamo capire che comunque dovremo aspettare un po' per l'edizione italiana, anche perché qui parliamo veramente di un'opera fatta bene fra carta, fra stampa, fra contenuti aggiuntivi, cosa che in pratica doveva essere un po' fuoco e sangue, diciamoci la verità, ecco. E questo è tutto, comunque almeno il primo libro è garantito che uscirà in italiano anche a breve. Ed è un acquisto che vi consigliamo, e se volete utilizzare il link Amazon ci aiutate anche a sostenere il canale. Ma supportate soprattutto questo genere di iniziative, perché poi ci crocifiggiamo sempre che non arrivano certe cose qui in Italia, illustrazioni, fumetti e robe varie. Comprate, perché l'unico modo per sostenere certi progetti è mostrare il supporto economico praticamente. So che soldi non ne stanno per nessuno, figurarsi, però certe cose vanno effettivamente supportate, ecco. E questo è tutto, a questo punto ci rivediamo teoricamente martedì prossimo, sì, dopo Pasqua, con una live sempre di commento di Game of Thrones, che non è ancora iniziato per noi, ma in realtà sta iniziando quando sarà pubblicato questo libro. Noi stiamo facendo i preparativi adesso. Che è un altro modo per sostenere il canale, è sempre quello di utilizzare il codice sconto Stannis su Pampling per acquistare magliette e felpe come queste e altre sempre attiva nerd. E ci vediamo a questo punto alla prossima live, vedremo i video. Vediamo un po' su che argomenti, in base a quello che succede nella serie, in realtà sarà già successo. Allora, dai.